La gestione integrata tra medicina generale e medicina specialistica riveste particolare rilevanza nella presa in carico del paziente affetto da carcinoma alla prostata, una delle patologie più frequenti nel sesso maschile. È quanto stato sottolineato in un incontro svoltosi all'Ordine dei Medici di Potenza, alla presenza di diversi specialisti del settore. Fondamentale, il carcinoma della prostata è una delle patologie più frequenti del sesso maschile, ma a prescindere dalla patologia e l'incidenza della malattia, a me quello che interessa come presidente dell'ordine è quella di creare una rete urologica, cioè la presa in carico di un ammalato che venga preso dal territorio e spostato nei centri di eccellenza per un trattamento che deve essere sia di natura medica o chirurgica, e quindi creare un connubio importante fra territorio e ospedale. È quello che è mancato finora. Io mi auguro che tutti i medici capiscano il passaggio e la collaborazione che ci deve essere fra tutti gli operatori sanitari. Un percorso analitico di gestione comune, perché nella cura del carcinoma non c'è solo una specialità coinvolta, ma l'integrazione tra vari livelli che comprendono varie figure. Un percorso che coinvolge dal medico di medicina generale all'urologo, al radiologo, all'oncologo, al radioterapista, all'anatomopatologo, al medico nucleare, tutte figure professionali che insieme gestiscono il paziente dal momento in cui viene eseguita la diagnosi fino al momento, insomma, della terapia e del trattamento, per cercare di eseguire un trattamento a misura di malato. Non esiste una terapia per il tumore della prostata, esiste una terapia per il paziente affetto da tumore della prostata. E in questo senso, per raggiungere i migliori risultati, è bene che ogni paziente abbia la propria gestione personalizzata. È importante naturalmente la creazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali definiti, possibilmente certificati, che non siano autoreferenziali ma che abbiano naturalmente la possibilità di essere verificati in corso d'opera. Naturalmente abbiamo oggi bisogno di diffondere il verbo, come si suol dire. Cioè abbiamo bisogno naturalmente di portare nella comunità scientifica regionale, soprattutto tra i medici di base, la importanza di una impostazione di questo genere e soprattutto la esistenza di un riferimento altamente specialistico. Tutto questo è necessario chiaramente, perché il medico di famiglia è il primo ad intercettare la patologia e a coglierne anche sfumature di pericolosità. Quindi abbiamo bisogno di instaurare questi rapporti con la medicina di base per creare il miglior percorso possibile per i pazienti affetti da tumore della prostata o da sospetto tumore della prostata.